Salve a tutti ragazzi, prima che inizi il video volevo soltanto dirvi che con questo canale stiamo avendo una piccola collaborazione, quindi vi invito a lasciarvi un like ai suoi video, andare a iscrivervi. Bella ragazzi, buona visione. E salve a tutti cari amici, qui è Creeperology e oggi siamo in un nuovo video. In questo video siamo tornati su Pokémon Oro per Game Boy Color, penso, non mi ricordo più, già più. L'ultima volta siamo arrivati al faro, che la tizia ci domandava di andare dall'altra parte del mare a prendergli una medicina. Quindi ora dobbiamo trovare il modo di avere surf. Centro Pokémon no, magari sarà qua. Vediamo. I Pokémon sembrano un po' debolucci, non hanno la forza di spostare i massi. Prendi con questo, potranno imparare forza. La MN04, yeah! Bene. Comunque, nel frattempo, off camera, ho portato tutti a livello 30, a parte Macho che ho portato a livello 31, non so perché. Ho combattuto troppo, mi annoiava così. E quindi vuol dire che il mio Fluffy si è evoluto in Ampharos, il mio Machoke si è evoluto in Machamp, non mi ricordo se magari è anche il contrario, quindi insomma quello con due braccia grosso ciccio. Quindi bene dai. Questa qua che ci dà? Attraverso il mare? Allora ascolta, ci sono mulinelli sulla strada per quella roba lì. I tuoi Pokémon devono conoscere una certa mossa per superarli. Qui mi tocca anche conoscere cosa, mulinello? Da qui non si vede, ma Fiordisopoli è proprio al di là del mare. Ah, sì, mi ricordo. Ah, sto coglione, mi sono dimenticato. Arbok, dai, cazzo. Dai, usiamo morso. Poi dalle palle. Via. Hai sempre comando soldi a quella bagascia? No, ma dai cazzo, su. Una fanculo. Come hai detto, ho preso un utile strumento, ho usato i tuoi soldi, ho fatto bene? No che non hai fatto bene, brutta bagascia. Mi spendi i soldi per stronzate. Un altro. Come era evidente che facessi, ho lasciato giù il Magnemite e mi sono ripreso il mio Onix. Vediamo un po', dove essere qua sopra. Questo dovrebbe essere. Sì, qua ci daranno surf, basta battere queste geishe. E hanno tutte le varie evoluzioni di Eevee. Allora, lotta, foglia rama, penso che farà la festa. Ma neanche tanto, perché è ore 17. Questo c'è tipo acqua. Ah no, c'ha Espeon. Body Slam. Scusate. Allora, mi sono informato ed è una merda, quindi no.
Questa c'ha Umbreon. Ed è rossa, scusa. Meglio con lui non funziona, quindi utilizziamo foglie lama. Che deve funzionare già meglio. Il tipo erba qua è perfetto. E qua c'è Jolton, l'ultimo che mancava al taglio. Cosa? E ora andiamo qua. Ah, se non riesci a aprire in grafia sei proprio un pirla, lo sai, vero? MN03 alias Surf. Raticate, ma vaffanculo. Raticate, vaffanculo. Vedi, si sta evolvendo in un... non mi ricordo mai come cazzo si chiama. Meganium. Allora, ah già, zaino, e dalla zaina andiamo qua nel MN e utilizziamo Surf. Bisogna passare adesso, ovviamente togliamo azione o bot in test. Già. Ah già, qua è pieno di tentacule e gente cruel. Sta malata mentale. Che patta alla vaffanculo. Che imbecille che sono, devo scendere prima. Fanculo. Ciccio si chiama. Sarebbe interessante, notte. Zaino.
basta, avanza. Che coglione che sono. Non ricordo mai come si arriva di là. No, basta, santo Dio. Basta, basta, basta. Dai, cazzo, l'ultimo. Centro Pokémon, finalmente. Bene, anche questo imbecille. Non c'hanno. Voilà, ecco la pozione segreta nella tasca base. Bene, ora possiamo tornare di là. Ed eccoci qua, sono andato a creare i Pokémon, anche perché nel tornare qua mi hanno avvelenato Meganium, quindi... Bene, nel prossimo video... direi che possiamo andare a dare la medicina con la tizia e andare a sfidare in palestra. Prima ne ho approfittato anche per vedere perché un tizio mi dava un Pokémon, ma è soltanto Shackle, niente interessante, quindi mi sono tenuto i miei Pokémon. Ho battuto i tizi nella palestra di Fiorcoso là. Adesso manca soltanto il capo palestra, però per farlo dobbiamo spostare dei massi che per spostare ci serve la medaglia di questo posto. Quindi bene, nel prossimo episodio faremo le due palestre e non lo so in effetti come va avanti la storia. Magari in off camera cercherò di vedere come trovare i tre leggendari, anche perché sono molto... ho molta voglia di prendere Entei, quindi dobbiamo riuscire a trovarli. Detto questo, io vi saluto, vi invito a lasciare un like, un commento, a iscrivervi se non vi siete iscritti, e ciao gente!